Il primo dono eterno che egli dà agli uomini è donare se stesso come cibo. Perché di essi è il regno dei cieli.
Ma perché? Thank you.
andare in mare all'aperto. I just
ora c'è la seconda stazione e le uscite, e vedete nella porta piccola a sinistra, l'angolo che Gesù ha parlato, e c'è chi sei da Così non siete stati capaci di vegliare con me nemmeno un'ora. Alzatevi e andiamo. Sta arrivando colui che mi tradisce. Grazie.
il momento della passione, Gesù si recò nel Monte degli Ulivi insieme ai discepoli e disse loro: pregate per non cadere in tentazione. E messosi in disparte, pregò il Padre suo affinché allontanasse da lui questo calice. Ma poi aggiunse: tuttavia non sia fatta la mia, ma la tua volontà. Spesso anche noi siamo smarriti e confusi davanti alle prove della vita, forse perché non riusciamo a fare silenzio dentro di noi, forse perché non sappiamo ritirarci in quel luogo intimo e solitario che è la preghiera e creare un rapporto filiale con il Padre. Per cui, immersi nel buio e nel frastuono, non riusciamo a vedere in quella prova la volontà di Dio e nemmeno ad avere la forza per dire di sì. Gesù, aiutaci a non cedere come gli Apostoli alla tentazione del sonno spirituale, ma ad essere sempre pronti e vigilanti. Gesù, tu che hai sudato sangue e hai mortalmente sofferto nel pensare quello che ti sarebbe successo in quella giornata, eppure ti sei consegnato totalmente nelle mani del Padre e nelle nostre mani, aiutaci a vivere il primato della solitudine, dell'ascolto, della preghiera, per capire e fare con amore la volontà di Dio. Ora andiamo in piazza perché abbiamo un'altra stazione, quindi anche tu eri con Gesù il Galileo. Cosa dici, donna? Non so cosa dici. Ma costui era con Gesù il Nazareno? Gesù il Nazareno? Chi lo conosce? Non conosco quell'uomo. Anche tu eri uno di quelli. Il tuo accento ti tradisce. Non lo conosco. Non lo conosco quell'uomo. Costui che sobbillava il nostro popolo e proclama di essere il Messia promesso da Dio. Sei tu il re dei Giudei? Sì, sono te. Ma il mio regno non è di questo mondo. Non trovo alcun male che ha fatto quest'uomo. Perché merita la morte?
Se non contarmi costui, non sei amico del tuo imperatore. Egli dice di essere il re e quindi va contro Cesare. Vi entra voi l'usanza che io liberi uno per la Pasqua. Volete dunque che io liberi Gesù? Non costui, ma Barabba! Prendetelo e flagellatelo. Non è vero,
Thank you.
Maria non si è vergognata di questo figlio che è stato condannato come un imbroglione, un sovversivo, ma è uscita, è andata sulla via della croce, è andata a incontrare suo figlio. In un oceano di sguardi cattivi, minacciosi, curiosi, Maria vuole offrire a suo figlio uno sguardo pieno di affetto, di amore, di comprensione. Non può fare niente di più, ma questo lo fa con coraggio. Maria, ti preghiamo per tutte le mamme di Tusa. Aiutale ad educare i loro figli con quella forza e quella tenerezza come tu hai saputo fare con Gesù. Aiutali ad educare i figli non a cercare una poltrona comoda, sicura, prestigiosa, ma ad educare figli forti e coraggiosi che sappiano spendere la loro vita per gli altri, che sappiano avere il coraggio di camminare sulla via della croce per portare anche la croce degli altri. Non vogliamo più figli morti in guerra, non vogliamo più figli morti con le bombe dei mafiosi, non vogliamo più figli morti di AIDS, non vogliamo più figli che si uccidano perché hanno perso la speranza. Maria, aiutaci e aiutaci a capire che questo dipende anche da noi. Ma le tue forze non sono finite. La nuova di Cirene,
uno fra la folla si mette al tuo fianco e ti sorregge la croce. Quanta gente nella nostra società porta una croce come la tua? Quanta gente soffre ed è stanca, ma nessuno, come Simone dice bene, offre una spalla, un sorriso, un atto di incoraggiamento. Innocenti come te, i miseri, i poveri, gli extracomunitari, coloro che soffrono il silenzio, non incontrano in noi il Cireneo, ma solo egoismo, barriere, distacco. Noi tutti quanti, cristiani e non, siamo troppo presi dal badare solo a noi stessi e al nostro benessere, che neanche ci accorgiamo della sofferenza altrui. Signore, noi ti preghiamo in questo giorno in cui ricordiamo la tua passione, il tuo dolore, la tua stanchezza, ti preghiamo di cambiarci, di mettere in noi un cuore nuovo, di farci risuscitare con te. Ciao Signore, che impariamo a trovare noi stessi, che impariamo a vivere accanto agli altri e che riconosciamo i loro bisogni e le loro necessità. Santifica le nostre famiglie e fa che siano una fonte di felicità anche per gli altri, per gli estranei, per coloro che tacitamente, come te, implorano aiuto. Ti preghiamo ancora di fortificare la nostra comunità, affinché sia aperta agli altri, che non sia egoisticamente chiusa in se stessa. Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno. Ho sete. Se sei il re dei giudei, scendi dalla croce.
noi. Non hai timore di Dio tu. Per noi due è giusto morire in croce per ciò che abbiamo fatto. Lui non ha fatto nulla di male. Gesù, ricordati di me quando sarai nel tuo regno. In verità ti dico, oggi stesso sarai con me in paradiso. Giovanni è tuo figlio. Giovanni, Maria, mia madre, è la tua madre. Padre, nelle tue mani affido il mio spirito. Veramente quest'uomo era il figlio di Dio. Yeah.